Ciao a tutti e bentornati all'11° episodio di Seiken Densetsu 3. Bentornati. Allora, abbiamo visto la volta scorsa che farsi sparare da un cannone per attraversare l'oceano è cosa buona e giusta. Esatto, sì. E siamo di nuovo qua. A Bizel o Bizel o Bizel, come volete chiamarlo, che dobbiamo acquistare il martello di... che non mi ricordo come si chiama. Crocrocco. Ma perché dici che c'è lui? Proviamo con tutti. Benvenuti. No, probabilmente magari sarà quello grosso che... Secondo me anche. Hai ragione. Ah, forse lui, secondo me lui. Certo, prima non c'era. Esatto. Come le carte scegli. Cosa ti piacerebbe? I wanted to do this once, but... Ah, ho sempre desiderato vendere cose qui al mercato, ma non mi sarei mai immaginato che fosse, che sarebbe stato così noioso. Quasi quasi me ne vado a casa a dormire. Toh, potete avere una delle cose del mio, di mio nonno morto. Ma no! Cibicone. Seriously? Cosa? Non potete portarlo? Voglio andare a casa a dormire. Presto, buttate giù un po' di cose. Non possiamo davvero? Mettiamo una cosa nell'inventario. Nel nostro storage. Il Pakun Chocolate. Tutto lì. E l'Angel's Grey. Sì, ho capito, ma già che ci siamo. Magical Rope. No, ci serve. Il Magical Rope ci è quella per uscire dai dungeon. Ci serve, la tiriamo fuori quando serve. No. Va bene. Ancora, ripeto esattamente le stesse cose. E quindi arriva uno stronzo, ci dà il martello che ci serve. Guarda caso, proprio quello della quella. Ma se fosse caduto, le mani sbagliate. Oh. Tipo le nostre. Ma le nostre sono le mani più giuste del mondo. Quindi adesso dobbiamo andare. Che quest difficile per ora. Che altro che quest è inutilmente complicata. Vai di qua, vai di là. Aspetta, ma adesso per tornare a. Ci faremo sparare da qualcosa. Qui non c'era nessuno che sparava. Scusa, qui non c'era il castello con il cannone del castello. No, era il villaggio sopra. Questo, dove cavolo siamo? Un casino. Siamo a Bizel. Di nuovo? Ah, ok. Però possiamo andare da Bon Voyage camminando. Ok. Credo che sia la cosa giusta da fare. Ma sì, dai, qualche nemico in più non abbiamo visto. Che era Champagne, no, merci, chi ci ha sparato. Merci. Bonjour, voyage. Che mostri. Uno zombie, attenzione. Vanno giù facilmente. La tua amata esperienza. Onda sonica! No, io l'unico mostro che mi deve fare mosse così è il riccio blu. Il Sonic Boom lo accetta solo dal riccio blu. Ah, che male che ti ha fatto. Sì, in effetti facevano più male prima. Grazie al nostro nuovo equip. La nostra piena, ok. L'ho appena sprecata. Beh, camminiamo abbastanza sprezzante il pericolo. Pam, l'hai detto. Ogni volta che dice cosa gente con una freccia in testa. No, dai, siamo comunque abbastanza spezzanti. Adesso te ne serve un'altra. Da nulla, non c'è il mostro. La caramella con la freccia. Pa! Prima te le sei prese dallo screen. Mimic, bello tosso, bello resistente. Era un Mimic? Sì, quello... No, questo dico. No, dicevo... Ah, vabbè, sì, quello potrebbe rompere un po' le palle, però non fa male. Cioè, gli attacchi... Sì, noi siamo belli resistenti, penso. No, ma anche prima non ci aveva fatto... Non ci aveva, diciamo... Ferito. Preoccupato più di tanto. Pam! È nascosto. Cioè, un colpo mio basta per ucciderlo. Sono livello 4, non sono livello 10. E ci fa un danno. Però un danno. Un danno. 365 danni muore. Giustamente, no? Conta le caramelle, gli oli, il res, le magie, le cose. E poi direi che fra 24.000 anni forse si ucciderà. Ma ci danno ancora esperienza comunque, eh? Secondo me ce ne daranno sempre almeno una.
Sì, no, certo. Sì, certo. Subito da buon viaggio. Che in teoria ci sparerà a Jad. Ti immagini, è notte. Funziona che... Lo ammazzo. Oh, mio fratello... Basta che entriamo, penso. Sì, spero. Immagini, funziona solo una volta. No, che forsena. Com'era il giro? Nave. Nave. Di qua, giusto. Esatto, ha giato. Ora già deve arrivare il cannone. Come? Quando arriva il cannone anche a Jad potremmo spararci. Ma sai che non arriverà mai. Scendi il PG che lo sparo. Scendi il PG che lo passa, che lo metti fra nave. Non si può skippare il viaggio. Non ci possono arrembare i pirati, però è un po' divertente. A Jad e tu ti ricordi esattamente dove ci hanno detto di usare il martello, no? No, mi hanno detto di usarlo per rimpicciolirci. Sì, beh, parlando con un personaggio che ce l'ho questo, non so. Jad, che posto era? Che posto era Jad? Ah, no, ah sì, certo. È di qua. Non è vero. Mento sapendo di mentire, non è di qua. Di qua. Di notte uscendo dal villaggio ci sono gli uomini bestie. Sì. Ah sì, diceva che era vicino alla Rabbit Forest. Della Rabbit Forest. Ma l'ho mancato. Beh, capita. Ma è un livello 1. È un livello 8 rebyte. Un rispettabilissimo rebyte livello 8. Ma abbiamo tante di quelle caramelle che... Potremmo aprire un negozio e farmi carte. Esatto. Oppure potremmo vincere, sconfiggere... Con il rebyte livello 9. Comincia a diventare pericolosa. Cioè. Cazzo. Semplicemente farà una media dei nostri livelli, penso. Livello 1. Ecco, che l'abbiamo mancato in 3. Giù. I misteri dei livelli. Oh, vediamo cosa dice qua. La storia che non ci interessa. Ovest, di qua. Ma di qua c'era... È dove siamo venuti a inseguire la patina che cadeva. Che sì. Cadeva. Però è ovest. Credo che comunque la Billion non riesce. Oh, li hanno livellati. Carini. Sembrano ancora più Kirby. Vero. Tutti rosa. Che minacciosi. Sai che in effetti possiamo usare le magie anche contro sti cosi, eh? Ma che... Non ci serve. Beh, con una statua che ci fa recuperare, capendo qui. Aspetta. Salviamo. Non è che ci serve adesso fare il saltone? Non saprei. Proviamo giù intanto. Ok. Ma... Oh! Chissà quella statua che serve. Ok, fermo. Cosa hai fatto?
Faccio passaggio. Ah beh, dobbiamo selezionare il martello. Tutti. Vediamo quanto siamo belli. Nelle nostre guide. Ah, il classico mini ham. Ah, nanetti. Forma, sì. Chorobocle Forest. Ah, sono semplicemente dei folletti. I haven't seen... Non vi ho mai visto a queste parti. Beh, lascia che ci presentiamo. Sono Oak, ma tutti mi chiamano Grande Puffo. E questi sono i miei compagni. Sono... Mi fa davvero piacere fare la sua conoscenza. Mi sembrate... puzzate di essere umani. Riconoscere quell'odore da ovunque. Ah, mi scusi. Abbiamo avuto la sfortuna di vivere vicino agli umani tutta la nostra vita. A vivere vicino a quelli là comincia a puzzare come loro. Giusto, hai ragione. Abbiamo sentito che c'è un grande saggio di nome Don Perignon da queste parti. Potremmo avere la possibilità di parlarci? Non lo so, perché non andate a cercarlo per i cavoli vostri? Ah, wow. Non ci devi riparlare. Storia utilissima. Via. Siamo piccolini. Ma non... Perché ci stai parlando? Ma non... Ma perché ci parli? Io non sto premendo, eh. Niente. Sto correndo. Siccome ti chiede lui, fa il fintone stile Yoda. Ogni volta che lo tocco... Perché non vuole che lo cerchiamo, forse. Perché è uno stronzo. Levati dalle palle! Ah, bloccati da sto... Ti immagini, il gioco glitcha, siamo bloccati lì. Odio queste cose da cercare un'uscita in una mappa difficilissima di un gioco in cui le uscite già non si vedono normalmente. Cioè, veramente cattiva. Veramente una punizione cattiva. Sposto. Guarda come le insegue. Ma ce l'ha con Angela, eh? Sì. Non lo so, prova. Vedi che non mi insegue. Andiamo? Scusa, adesso guido Angela. Guarda, mi segue, è un maniaco. È un cazzo di maniaco depravato. Un vecchio folletto giapponese depravato. Classico. Sì, stavo per spoilerarti una cosa, tra l'altro. Ok. Posso? No. Io dirò solo una cosa. BD. Ok. Non aggiungere altro. Tanto non ci giocherai mai. Hai già capito? Premi? Senti. Lo blastiamo, che dici? Ma se ci trasformiamo... Sono un genio. Stavo pensando anch'io. Ah no, ci tiene così. Se volessi tornare umano? Anche per mappa. Allora ce ne andiamo. Madonna mia... Non è fastidioso sto qua, di più. Dov'è l'uscita? Di sotto. Qua. E possiamo stare così piccini? Cioè la combattiamo così. Boh, non credo. Infatti. Ah, spero. Sarebbe stato carino però, entrare dentro un robot e squartarlo dall'interno. Oh, oh, oh. Tipo un piccolo alien malvagio. E qui è dove era caduta la nostra amichetta. Sì, non è che sono. Allora, il ciorobocco del cazzo. Cioè, è cominciata un'altra di quelle sessioni noiose di questo gioco in cui facciamo penare i videogiocatori soltanto perché programmiamo in maniera strana il gioco. No, no. Forse cibicco. Cibicco cosa? Corobocle Forest.
Perché CB piccolo co potrebbe essere boh, martello. Non c'è più lo stronzo. Ah sì, eh, sì. Mi piacerebbe. Sì. Anche a me. Anche magari se non ci facciamo montare. Ma. Un po' schiscia. O è qui nascosto da qualche parte? Ancora lì nel becato. Sì, no, ma magari c'è. È qui da qualche parte sul serio. Proviamo a premere ovunque, tranne in su. Ma. Ah no, era lei. Angela, maledetta. Pensavo fosse un coroboclo. Ah, si può passare di là. Oh, come cavolo? Vabbè. Ho trovato una cosa. Ho letto Carbanco. Don Perignon? Non c'è. Ma come no? Maledetto. Che carini, sembrano quelli di Memole. Sì, però li odio. Ah, quelli possiamo entrare negli alberi. Quelle robine sono delle porte. Aspetta, dove? Questa è la porta, sta cosa, vedi? Entraci. Sì, ma non si capisce. Maledizio. Ragazzi, non si capisce. Cioè, progettate di meglio. Don Perignon non è qui. Ho già capito, deve entrare in tutte le stanze, facci certo, e poi ci dirà che è lui. Quello con il quale abbiamo parlato all'inizio. Ma dai, non è qui, che strano. Maledetti Don Perignon. Strano. Wonder. Punto. Ah, ring, vecchio ringoglionito. Dai. Non siamo riusciti a trovare il Don Perignon da nessuna parte. Perché sono qui? Ma va, Yoda di Neno Artri. Allora ci ha mentito. Non è possibile accettare la menzogna. Disse il ladro stando fuori il coltello. Ah, ma sono stato qui a camminare intorno per tutto il tempo. Quindi non ero in un singolo luogo. No, ha detto. Stavo camminando quando mi avete chiesto dov'era. Quindi non mi stavo mettendo, non potevo dirvi dove si trovava. Yoda. Yoda di un'altra. Ragazzi, questo qua. Questo manca qualche rotella. Interessante. Qualcosa che non va. Sembrate un po' nervosi. No, appena, uccidilo. Bene. Abbiamo bisogno del tuo consiglio tattico. Il villaggio di Corbocol di Rolante è stato invaso dai topi. Vedi? Capisci? E abbiamo bisogno di scacciarli. È un problema, Rolante. Sì, lo so. Prima hai bisogno di trovare lo spirito del vento, per scacciare i topi. Vabbè. Sì. Nel mezzo della zona montagnosa di Rolante c'è una grotta chiamata il Corridoio del Vento. E fin lì. Speriamo. Quando la statua del dio del vento si ruota in una direzione differente, il vento ruoterà, scorrerà e la via sarà aperta. La pietra in mano del vento e Jin si trovano da qualche parte alla fine di quel tunnel. Poi tornate al giardino con i fiori del sonno. Usate il potere di Jin per controllare il vento e diffondere il polline soporifero nel castello di Rolante. Questo manderà a nanna tutti gli invasori di Navarra. Riprendere il castello dovrebbe essere facilissimo. Castello? Navarra? Non so di cosa stai parlando. Pensai veramente di potermi fregare? Voi siete quelli che la fata ha scelto. Posso percepire questa specie di cose. Inoltre, odorate come umani. E non c'è nessun villaggio di Corbocco là Rolante, ok?
solitamente non mi sarei riturbato con un gruppo di umani che giravano per il mio villaggio. Ma se la fate qui, significa che il mondo è in pericolo e anche questo riguarda noi. Mi spiace di avervi ingannato. Mi sono divertito così tanto. Buona fortuna. Che simpaticone, eh? Tira fuori la spada e uccidila. Va bene. Tanto quello che ci doveva dire ce l'ha detto. Io non capisco più dove sono. È troppo strana questa location. Quindi caverna, giusto? Questa locazione. Per tornare all'altra parte dell'universo. Sì. Certo che queste specie di avanti e indietro, avanti di tram. Backtracking un po' così. Evitabile. Backtracking molto scomodo, mamma mia. Più che altro queste cose di solito te le fanno fare dopo quando hai dei mezzi di trasporto. Però. Decenti. No, però. Capisco anche il farlo fare subito. Cioè. Noi dall'inizio del gioco ci lamentiamo che le mappe non sono molto riconoscibili. Ah, quindi dici a fuori di fartele fare e impari. Impari dove sono i posti. Sì, ma che noia. Cioè, se questo è il metodo che usavano all'epoca, mamma che noia, io non me lo guardavo più tutto. No, in realtà i giochi di Square Enix di solito erano un po' più straightforward all'inizio. E poi esatto. Questo temo sarà un po' tutto chiuso, diciamo. Ma sì, perché comunque è più veloce. Comunque è un action. Sì. Stiamo aprendo come viene. Che volgarite. Anzi, come funge questo fumo? come ce li facciamo? Stufati, arrosto? A me piacciono secchi. Il risotto? Sì. Ah, il risotto con i funghi me lo farei volentieri adesso. Che fame, è vero. Quel certo languorino, non so che. Perché non sanno i nostri amici da casa. E stiamo registrando a mezzanotte meno 10. Yeah! L'uno della folla, yeah! Se vuoi ce lo metti in post-produzione. Figo. Ok, sì. L'applauso. Allora, Castle, non, io direi che non siamo neanche a dormire. Ok. A palo? No. Figo! Ah no, è giusto. Beh, no, può, certo. No, non mi ricordo, a palo o... Beh, comunque ci possiamo far sparare i cannoni. Sì, cioè, ci fa saltare una tappa, mi sa. Sulla palo ci doveva mandare dopo essere stati alle di Forsena. Sì. Non ci porta Maya adesso. Che un po' si trova il No, già, noi siamo partiti per Maya. Credo. Ah, sicuramente lì non c'è il pezzo del vento. Vedi, se arriviamo qua già, era la mappa. Bene. E da qui siamo di fianco alla roba del vento. Per fortuna, abbiamo velocizzato un po'. Devo andare a Maya, farci sparare da... No, da Maya, attraversare la prateria, arrivare alla città di... col mercato nero. Invece qui siamo già qua, hai visto? Bello. Mi sono incastrato. Quindi andiamo a uccidere mostri. Andiamo a uccidere? Mostri. Sì, perché adesso è notte. Zombie e mini demoni, yeah. Mazza, sono ben resistenti. Dove sono io? Ma guarda, è fatto diventare piccolino. E combatto da piccolino. Sarà una specie di maledizione. Sì. Un po' come il solito bad status di Final Fantasy, che si trasformano in rana che non puoi fare un cazzo. Quante caramelle ci stanno dando? Troppe. No, giusto. Non avremo mai problemi in vita nostra con queste caramelle. Adesso arriviamo al boss e ci blast. Sì, figurati.
il nostro tipo e tutto il resto. Sono piccolino. Faccio ridere. Sono piccolino e faccio ridere, che sei Tyrion Lannister. Brava Angela, bel ce lo guardo però. Bel ceffone. Pui pui grazie. Mica, cioè, ci fosse mezza volta che ci mettono quel che è stato salterato. Alza la voce che la gente non dice. Spariscono tutti dopo l'incontro, cavoli, questi status alterati. In effetti ci abbiamo una magia, ma facciamogliela usare. Ma perché? Ma sì, così facciamo la fatica noi. Ma sentilo. Sono sempre a far fatica a fare questo button mashing, cioè schiaccia, schiaccia. Beh. Gliel'ho tolte prima. Ah già, se non c'ha pieno. Quando non guardavi, glielo tolto. No, scherzo. Non ha piena la barra forse. Può essere. Ma è da un po' che non stiamo livellando, è la mia impressione. Che palle. Mamma mia. Ma no, scusa, pensaci bene. No, disinteressato. Vieni qua. Su, qua. No, su. È di qua la roba. No, ma qua su dobbiamo andare. Ci siamo ancora stati su, vediamo se c'è qualcosa. Ma non vuoi andare a salvare? E riposarci e poi andiamo al... Ah, perché lì c'è la... E poi no. C'è il dungeon che dobbiamo fare. Salviamo comunque. Ah, statua della dea di Atena. La dea Atena? Un po' sì. Fa molto... Cavalieri dello Zodico. Comunque bella sta cosa che prima siamo a livello dell'acqua. Poi saliamo due scalinate e siamo lì sopra. Beh, simbolico. Chilometri! Ciao, merci. E non ci possiamo neanche andare? È il jingle più ripetuto della storia. Ma non possiamo andarci? No. Il Secret Hideout. Non era di qua. Per me no. Scendi. Per me di qua. Seguro. Ti controllo io. No, guarda. No, è di qua. Sta a vedere. Magia. Ma. Sotto. Ah, sì. Magia. Qua. Ah già, perché Secret è nascosto dagli alberi. Dai, non ci fanno passare. No. Ciccia. La picchio. Ah, ci sarà un'altra strada segreta. Ma no, dobbiamo andare... Ah sì, fidati. Dobbiamo andare al dungeon. Dove dicevi tu prima. Vabbè, facciamo un giro per questa montagna. Andiamo per le attività. Eh no, andiamo per le montagne e c'è il dungeon. Solti ad avere no. Ma no, non mettono mai malus alterati. Cosa ce ne facciamo? Dura pochissimo. Ma detto velino tra scusa. La prossima volta ti faccio fare... Modifico la ROM in modo tale che durino per sé. Meglio resistente questo. Dai, dai, ci sta. Insomma. Dai, almeno non insomma. Schiaffo. Beh, io i combattimenti di solito, se li vinco con un colpo, sono anche più contento. Ma no! Ti ha fatto piccolino! Ma vedi una cosa? Sì. Geniale! Geniale! È un oggetto infinito che puoi usare così. Vabbè, è una reliquia difficilissima da trovare. E che il primo stronzo è stato ci ha regalato il primo stronzo che passava. Esatto, era in offerta, in svendita, non lo sai. Secondo me è di qua. Eccolo. La caverna è questa. Ma non vorrei andare più avanti delle peggiori. Sì. Sì, perché di qua potrebbe esserci un cazzo di save point. No, oh, ma c'è un danno. Altre caverne, yeah. Che palle. Andiamo di qua prima. Ah no, non è ancora piena. Oh, stavo uccidendo. Eh? Stavo uccidendo un nemico. Ah. Però no, via.
magia carina. Io sono diventato piccolo piccolo. Ora non più. Lui però non c'entra a fare. E sarò lo scorcio. Sai cosa faccio qui? Mi butto. No, sarò lo scorcio quello della Valchiria, mi sa. Ah! L'inizio della del gioco. È vero, è vero. Ma come facciamo a saperlo se non l'abbiamo giocato? Noi sappiamo non tutto. Si può dire. Si scrigni proprio non ne vogliono sapere. Ah, questo è il regno. Spawnano un po' dopo, troppo dopo. Eh sì. Tanto non ci possiamo entrare. Wow. Perché noi non possiamo. Non possiamo passare attraverso i muri. I castelli sono tutti uguali, eh. Beh, giustamente. Insomma. No. No, leggi regni diversi, castelli diversi. Eh sì. Tu. Ah, finalmente. Era un po' che non livellavo. Forza no? No. Vai di agility. E non si può nemmeno. Aspetta, la vitality. Si può. Sei a 9 a 10 come livello. Se sei salito all'undicesimo forse. Devi tenere un. Boh, qualcosa. Agility. Che balle, che me ne faccio? Schivi meglio. Va bene. Questo qua tra ladri. Comunque questa grafica mi ricorda tantissimo. Scusate. Curiamoci perché sta veramente. Adesso. Ricorda tantissimo la. La montagna Mount Colts di Final Fantasy VI. Dove si andava ad allenare Sabin. Contra Fio. Cosa? Sabin. Bello, bello, come personaggio. Come tutti i personaggi di Final Fantasy VI alla fine. No, non è vero. Beh, una run di Final Fantasy VI insieme sarebbe una figata. No, non ha senso. Però sarebbe bello. Ma che senso ha in due? Si può giocare in due con un'altra cosa? No. Come fai? Ma sai che secondo me invece sì. Ma va. Dopo andiamo a vedere. No, è il mio gioco preferito, lo saprei. Va bene. Sfida accettata. Tanto stiamo lasciando giù scrigni come se non. Ma sì, siamo pieni di caramelline. Io volevo una stanza con una statua d'oro. Per poter salvare e finire qui il video. Qui sta diventando lunghetto. Ma no, no. Ma che stanza utile. Vero, vedi? Poteva metterci una statua d'oro. Fa male. Ish. Probabilmente c'è qui il dungeon e poi quando arriviamo nel punto focale Corridor of Wind stavo per dire. Questo effetto l'ho già sentito. Ma guarda quello del vento del 6. Sì. Identico. Sì sì. Aia! Oh, che cazzo è? Che voglio dire che no, non è che uffa. Che maga inutile. Oh, livella. Agility. Non lo so quanto mi serve in realtà. Invece. Dovrebbe schivare e a colpire. Vedi? Guarda quanto schivo. Vabbè. Colpire. A colpire, a schivare, una roba del genere. Io sono stato costretto a prenderlo, fede. Aspetta, puoi vedere che qua. Qua ci sono due. Ben numero due. Aspetta. Di sopra da una delle due deve averci una statua d'oro. Prinzi. Spike. Vabbè, dove becco io? Ecco, regalo.
stato. Sicuro che non muoio? Non lo so. Vedi un'altra entrata, quella prima. Ormai. Non dico cieco. Va bene, vedremo l'altra entrata. Ma se siamo fermi? Vento. Mi ricorda anche, sai che cosa, Stranger? Sembra proprio di scalate di montagne. Vediamo se ti viene in mente. Allora, a parte la montagna, quella dove c'è... Ah, qua non possiamo andare perché... Ora sì. Strago e Ren. No, non c'è, non di Final Fantasy. Ah, io ti gioco. Non te lo dico, non capisci. Tipo, non so, non so. Cioè... Così è un po' troppo vago. Senti, un'intelligenza gli alzo più, questa non casta mai, cioè. Tanto il controllo era mio. Quindi, cosa vuoi alzare la maga? Le poppe? Ma se Vitality a manetta, chi se ne frega. Corri. Ah, giù si poteva. Un gioco che gli somiglia? Parecchio. Quella parte lì nelle caverne? C'è un altro gioco. Sì. Cioè, sai quanti ce ne sono di quella generazione? Tipo, sì, ciao. Uno in particolare. Magari, ma sono giocato. Sì. È il gioco che abbiamo citato forse più spesso in questi 11 episodi. Parte per la fetta di 6. Sì. L'altro. Ciao. Sì. Hai ragione. Somiglia molto, molto, molto a Chrono. Come... Ti ricordi di dove? No, sinceramente. Ho sbagliato? È aperto da sotto. Ah, no. Aspetta, facciamo di qua. Possiamo... Sì. Però di qua c'è un'altra cosa. Confusionario al massimo, non si capisce niente. No, ma che dici? Cioè, stiamo andando veramente a caso, che per caso non si può. Ma non è vero. Ah, giusto, dove siamo? No. Ah, dove è l'altro uscito? Mi sa. Oh, Angela, Prendi la maga, dicevano. Casterà, dicevano. Fidati di me, vabbè. Mai vista con tutta questa magia in questi giochi fantasy. Dice... Di qua. Sì. Credo. È che dobbiamo tutto fare. Qua si può, no? Faccio la bocca aperta, non si può. Ah, perché è una bocca. Siamo stato, tipo. Non ci avevo minimamente fatto caso. Questo è il tuo potere speciale. Ognuno ne ha uno, vedo. Guarda lì, soffia nel mondo di là. Guarda, hanno tolto la musica in questo pezzo. Sì, hanno lasciato il rumore del vento, ci sta. Preferivo la musica. Troppo vuota, dici. No, si passa. A meno che... Sì, si passa. Siamo già stati qua. Anche a me sembra di sì, ma potrebbe anche... Ma già ci perdiamo nelle città. Figurati nei dungeon. Quello erano muri... Sì, dai, qua sì. Così siamo stati. Ma porca vacca. Ok, tu prendi l'altro. Ah no, ok. Boh. È giusto. Ecco, mi sa tanto di... Spiazzo per il boss. Sì, tipo... Barra, percorso giusto. Sì, ma io vorrei un cacchio di... Save point. Beh, in realtà però prima dei boss c'era sempre messi save. Beh, non è che sentiamo troppo bisogno, direi. Parla per te. Ci stiamo curando pure tra me. Aspetta. Beh, lo sfondo è fighissimo. Bellissimo. Il mare dietro. Ma io non l'ho visto. No!
Hai beccato quello giusto. È la pietra del mana. Al suo interno c'è la potentissima bestia Dio. Presto sarà rilasciata dalla pietra e il mondo tornerà all'oscurità. Oh, non fraintendermi. Faremo il possibile per assicurarci che non succeda. Troviamo Jin, deve essere vicino. Io? No, maledetta maga. Ehi, ci sono delle impronte, seguiamole. Andiamo esattamente in direzione opposta. Sì. Magari non c'è il save point qua, però sai, magari sì. Però quantomeno c'è qualcuno. Oh, magari non c'è il save point. Sì. Già. Beh, mi sento un po' meglio, un po' più tranquillo. 201. Allora, adesso... 200. E noi le 5 ore e 48 di gioco e 40 minuti di video. Ottimo. Allora, facciamo una cosa, prima di dimenticarci. Prepariamo il... Ne abbiamo solo 7. Avete sentito un botto? Era la micia che saltava. Non so perché. Allora, poi... vediamo un attimo che cosa abbiamo nell'inventario. Lo prepariamo per l'incontro. Cioè. Questo fully restores the HP. Ogni drink ce lo teniamo. Poi a capire recovery. Il martello possiamo toglierlo. Aspetta, vuoi che non ci riduce piccolini? Dici? Sta mai. Dreams in Herb, via. Magical Rope, via. Earthcoin, via. Gunpowder, via. Esatto, cominciamo a togliere un po' queste cose che non servono. Quindi Magical Rope, via. Gunpowder, sicuro. E Dream Silver. Giusto. E ci prendiamo il cioccolato, che credo che ridesse energia. Ma sì, uno solo abbiamo. Sì, ma abbiamo uno solo. E poi... in realtà non sappiamo se debole la luce, fuoco, altre cose. Però un magia... un light coin che fa attacchi magici della luce ci sta. E ragazzi, con questo ottimo save point prima della boss fight, molto comodo, decisamente direi nel Corridor of Wind salviamo 3 volte che non si sa mai e vi diamo appuntamento al prossimo episodio, quando spero libereremo Jin. E dobbiamo prima liberare Jin e poi usarlo per utilizzare per salvare il regno di Rolante. Esatto. Speriamo di riuscirci. Alla prossima. Grazie a tutti. Ciao.